Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova pillola dedicata al cambiamento a livello professionale e familiare. Dalla sera alla mattina ci siamo visti catapultare fuori dai nostri uffici, dalle nostre aule e non sappiamo esattamente quando poter rientrarci. Questo a livello di scuola ha comportato un cambio di rotta. Lo studente si ritrova ad avere la scuola, l'insegnante a casa propria e questo cambiamento ha imposto di prendere contatto con la tecnologia, con l'utilizzo di device come applicazioni per effettuare la didattica online. Mi viene un po' da sorridere ripensando a qualche mese prima dell'emergenza, quando alcuni colleghi di una scuola in cui collaboro si lamentavano ancora dell'introduzione del registro online. Ecco, pensarli ora mi fa sorridere da una parte e essere preoccupata dall'altra. Le opinioni a riguardo di questo cambiamento sono differenti. Passiamo dai genitori che lamentano un sovraccarico di compiti e di argomenti nuovi da spiegare ai propri figli in un ruolo che non gli è affine, ai ragazzi che, nonostante la dimestichezza con la tecnologia, riportano di essere stanchi per le ore passate davanti a PC, per le lezioni da seguire, per studiare, per lo svago anche. Le situazioni ovviamente variano di scuola in scuola. Mi vengono in mente compiti di realtà, condivisioni anche a livello emotivo, giochi, curiosità che possono accendere maggiormente l'interesse verso un argomento. Bisogna cercare delle strategie per aiutare gli alunni e sfruttare internet in questo senso è una potente possibilità per agganciare tutti gli studenti. Ecco, forse proprio emotività e curiosità sono le parole chiave da tenere a mente per la didattica a distanza. Per te, insegnante, questo cambiamento richiede un rimodulare a livello lavorativo, a livello familiare. Abituati ad avere una routine scandita da orari, attività, impegni, ci troviamo dentro le mura di casa con i nostri figli, bambini o adolescenti, con il partner. E condividere ogni orario, ogni stanza, ogni momento non è sempre semplice. Possiamo semplicemente prendere questa realtà come un periodo di sfida. È necessario adattare la tua casa alla tua nuova aula. Quando fino a qualche settimana fa si pensava al lavoro, il cervello lo individuava in una zona precisa. Come primo step, quindi, è importante trovare all'interno della casa una stanza, uno spazio da creare, come nuova aula. Evitare zone come il divano, la camera da letto, sarebbe meglio perché? Perché il nostro cervello ha imparato che alcuni posti sono zona relax, zona riposo. E quindi creare uno spazio con la postazione PC da cui trasmettere, ai propri alunni è il primo step. E legato a questo, si dovrebbero evitare tutte le distrazioni. È difficile ovviamente all'interno di un ambiente familiare, ma evitare televisione, smartphone anche in modalità silenziosa ma con vibrazione è fondamentale per il nostro rendimento, perché il flusso di pensiero viene interrotto da eventuali notifiche, messaggi, chiamate e ogni volta riprendere è uno spreco di energie cognitive e ovviamente anche di tempo. Ora non ti conosco e non so come sei abituato a lavorare, ma anche mantenere una postazione ordinata è fondamentale, permette di lavorare più serenamente, di avere in mente una scaletta ordinata di pensieri, ovviamente nessuno vieta di scrivere questa scaletta. E un consiglio che io do spesso durante la fase di progettazione o di studio è di tenere un foglio per annotare quei pensieri che bussano. Possono essere il banale, devo comprare il latte, devo ricordarmi di stendere la lavatrice, devo ricordarmi di inserire quella nota nella lezione. Questo semplice gesto non sovraccarica la mente e permette di essere più efficienti. Abbiamo nel corso dei video appreso come è importante anche il mantenere una routine. Anche in questo caso, preparati come se stessi andando a scuola, fai colazione, vestiti, eventualmente truccati. Sono azioni che aiutano ad entrare in contatto con la vita prima del Covid-19 e che riportano a vivere nella nostra quotidianità un'apparente normalità.
Un altro consiglio è di individuare all'interno della giornata il momento in cui si è maggiormente efficaci nel lavoro. Non tutti abbiamo lo stesso grado di attivazione e concentrazione. Ci sono le allodole che rendono meglio nella prima fase della giornata e ci sono i gufi che invece rendono, sono più concentrati durante la sera, insomma, nella seconda fase. Un aspetto positivo di questo periodo di smart working è il poter organizzarsi abbastanza liberamente nella giornata. Come ultimo aspetto lavorativo, cerca di darti degli orari, comunicalo ai tuoi figli o al proprio partner. Organizzarsi ovviamente nel badare ai figli oppure condividere con i propri figli il piano di lavoro, magari dando loro delle attività da svolgere in autonomia, che siano di tipo didattico o di tipo ludico-educativo. E quindi perché non fare questo lavoro di programmazione tutti insieme e scrivere un'agenda che sia giornaliera, settimanale, in cui segnare attività, divisione degli spazi e quant'altro. Questa regolarità, questo ordine aiuta molto anche bambini e ragazzi con disturbi dell'apprendimento o con difficoltà in generale. Purtroppo ti devo parlare a ampio raggio e so bene che non per tutti sarà possibile fare come sto suggerendo. Anche per i figli, per i bambini, se questo iniziale stop dalla scuola poteva essere percepito come una mega vacanza, oggi ne risentono, si sono catapultati anche loro in questa nuova realtà e si trovano un po' scombussolati. Quindi mantenere una sequenza temporale gli permetterà di tenere costanti alcune loro abitudini che danno sicurezza. Dobbiamo rimanere nell'ottica che prima o poi si rientrerà in una sorta di routine. E a questo è importante, per questo è importante mantenere la differenza, ad esempio, fra giorni feriali e giorni festivi. Sabato e domenica possono essere maggiormente dedicati ad attività ludiche con tutta la famiglia, mentre la settimana è da prediligere una pianificazione più regolare con lezioni, compiti, brevi attività di svago. Un altro importante modo per suddividere la giornata dei figli è quella di creare degli spazi per le attività, ad esempio la lettura di libri può essere organizzata su dei tappeti, su dei cuscini in salotto, piuttosto che ricreando una tenda con sedie e coperte. Ricordiamo che i bambini hanno bisogno anche loro di ordine. Infatti, l'ordine materiale facilita la comprensione e l'ordine mentale. E un'altra cosa da ricordare è che ogni bambino, ogni ragazzo ha il proprio tempo, quindi per i nostri figli non pretendiamo che rispettino i nostri ritmi di lavoro. Infine, è importante con i figli accogliere e ascoltare le emozioni, raccontargli la situazione che stiamo vivendo con la maggiore sincerità possibile, attraverso storie, attraverso filastrocche che sono facilmente reperibili sui social e che parlano di coronavirus, o inventandole noi stessi, perché no? Ogni età ha le sue parole, che devono essere pur sempre vere. Un esempio, questa bellissima filastrocca che non so a leggere, scritta da Diego, un bimbo di 11 anni. Ci saranno indubbiamente momenti del genere, come riportati nelle immagini, in cui non si riesce a vedere uno spiraglio dove regna il caos, ma non desistere, non mollare, prova a creare anche dei giochi di ruolo, perché no? Scambiamo l'insegnante con l'alunno, cerchiamo di responsabilizzarli, noi rimaniamo a disposizione per eventuali consigli o domande. I modi sono tanti e diversi in base all'età per mantenere i figli in casa e renderli autonomi. Quello che voglio ricordare
è che non esiste la perfezione, non pretenderla da te stessa la perfezione, non puoi in questo momento essere mamma, insegnante, moglie, tutto quello che sono i tuoi ruoli nella vita perfetta. In un tempo come questo è più che mai fondamentale accettare i propri limiti. L'ultimo aspetto che voglio affrontare in questa pillola è il partner, la condivisione con il partner. Alcuni articoli usciti qualche settimana fa hanno dichiarato che in Cina uno degli effetti della quarantena sono stati i divorzi. Beh, partiamo ovviamente dall'affermazione che non è stata la quarantena di per sé a portare le coppie a separarsi, ma semplicemente questa situazione ha amplificato problemi già preesistenti. Dato certo è che siamo costretti a rimanere a casa per tutto il nostro tempo sotto lo stesso tetto con tutta la famiglia, mentre prima ognuno aveva i suoi spazi di svago. Oggi è più che mai importante creare un luogo in cui stare, ritrovare dei momenti da dedicare unicamente a se stessi per il bene dell'altro anche. Non si tratta di isolarsi dal partner, ma semplicemente di poter vivere liberamente il proprio stato emotivo, magari con esercizi di meditazione o semplicemente rimanendo in silenzio nei propri pensieri. Ci sono coppie che stanno vivendo la quarantena sotto lo stesso tetto, altre che invece si trovano a vivere distanti, e in entrambi i casi risulta fondamentale adottare uno stile sano di comunicazione. A volte è molto difficile lasciarsi sopraffare dallo stress, dando per scontato che l'altro comprenda, mette in crisi l'equilibrio. Quindi cerchiamo di essere più chiari possibili, impariamo a comunicare i nostri desideri, quello che vorremmo, con l'utilizzo di frasi come vorrei che, mi piacerebbe se. In questo stato di tensione ci aiuterà a ritrovare un buon equilibrio con l'altro, basato sulla condivisione, sulla comunicazione sana. È importante in questo momento supportare e sopportare il proprio partner per vivere tutti serenamente. Per oggi è tutto, noi rimaniamo a disposizione all'email indicata e vi auguro una buona giornata.